Il mondo della scuola dice no alla riforma del governo. Circa 30.000 persone, tra docenti, personale ATA, studenti, hanno manifestato a Milano contro la buona scuola di Matteo Renzi. Un lungo e colorato corteo ha percorso le vie della città fino all'Arco della Pace, dove si sono tenuti gli interventi conclusivi. L'ultimo a parlare è stato il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima. All'iniziativa, organizzata da tutti i sindacati della scuola, ha preso parte anche la leader della CISL, Anna Maria Furlan. Guardi, la cosa essenzialmente da cambiare è questo concetto della scuola dove uno solo decide. Questa figura del preside, del dirigente scolastico, che da solo decide esattamente il contrario di quello che è la buona scuola, che è collegialità, che è partecipazione, e nella scuola della collegialità, dell'autonomia, della partecipazione, insieme si fanno le scelte e si scelgono le cose migliori per i ragazzi e per le ragazze. Questo essenzialmente è quello da cambiare fondamentalmente nel disegno di legge. Poi abbiamo una grande, grande preoccupazione, che sono i tempi delle assunzioni. Il disegno di legge rischia davvero di farci riniziare l'anno scolastico senza aver realizzato le assunzioni. C'è bisogno di un decreto che velocizzi i tempi. D'altra parte, questo governo ha fatto nella sua vita tanti decreti, ha chiesto tante fiducie. Faccia un decreto per assumere i tanti precari e le tante precarie della scuola. E oggi è una grande risposta non solo al mondo del lavoro, della scuola, ma intorno alla scuola c'è una grande risposta sociale e civile. E il governo Renzi è riuscito a fare questo. È la dimostrazione che questa grande risposta di compostezza con tante proposte dimostra che le scorciatoie e l'approssimazione non pagano in questo paese. Il sindacato vuole riformare la scuola, la vuole moderna, dobbiamo portarla a standard europei. Quindi ci auguriamo che il governo ascolti, non basta la sessione parlamentare. A Milano sono confluiti manifestanti delle regioni del nord. Il popolo della scuola ha fatto sentire forte la sua voce. Ma adesso è già tempo di guardare avanti. Oggi è stata una bella dimostrazione della vitalità del mondo della scuola. Oggi c'è la scuola che scende in piazza per difendere la scuola. Ci rivolgiamo al Parlamento per modificare le norme che farebbero male alla scuola e al paese, come dicevo, e ci aspettiamo una risposta che ridimensioni nelle modalità quella che è stata la gestione di questa partita. È stata gestita con autosufficienza e con arroganza, senza tenere conto di chi nella scuola ci lavora con impegno, con fatica, tutti i giorni. E solo confrontandosi con questo mondo e con chi lo rappresenta possono essere modificati quegli elementi che ostacolano veramente la buona scuola in questo paese. Oggi ci incontreremo con Whirlpool alla presenza del ministro Guidi e del sottosegretario Bellanova. L'obiettivo dell'incontro di oggi è ricevere le risposte relativamente innanzitutto al tema della soluzione industriale per lo stabilimento di Carinaro e delle soluzioni industriali a garanzia dell'intero piano che l'azienda ha presentato. Vogliamo capire, prima di affrontare qualsiasi altra questione, quali saranno i destini anche dell'annunciato piano di riorganizzazione degli impiegati, che però non fa parte dei 1340 esuberi che l'azienda ha comunicato. Per noi diventa importante capire se si riesce davvero a sciogliere il nodo delle pregiudiziali che l'azienda ha messo nell'affrontare tutti i singoli temi del piano e partire da qui per trovare appunto una soluzione industriale a partire dalla Campania, al sito di Carinaro, per passare per None e per il futuro di questo grande gruppo. Noi abbiamo un altro incontro fissato per venerdì prossimo, durante il quale ci aspettiamo di continuare l'approfondimento. Non pensiamo che il confronto si concluda qui, da oggi vorremmo partire davvero per trovare le soluzioni che tutti si aspettano, appunto di carattere industriale e occupazionale, per il sito campano e per l'intero gruppo. L'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso il Ministero dello Sviluppo Economico
cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda l'avvertenza che oppone i gestori delle aree di servizi autostradali ai ministeri stessi, alle società concessionarie e alle compagnie petrolifere. I gestori in questa lunga avvertenza hanno posto al centro della loro attenzione i problemi legati alla mobilità dei cittadini, che oggi sono prigionieri di pedaggi autostradali folli, di royalty che le società concessionarie che gestiscono un pubblico servizio pretendono, ecco, per ottenere un allargamento sul piano dei servizi. Rispetto a queste che sono gli elementi base della vertenza in atto, abbiamo dovuto però riscontrare la totale chiusura di compagnie petrolifere da una parte e società concessionarie dall'altra, e il Ministero timidamente oggi prova a trovare un punto di contatto fra le varie posizioni. Il 13 di maggio è fissata una riunione formale. In quella sede, alla presenza di entrambi i ministeri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si dovrebbe tentare di trovare una soluzione. Abbiamo ritenuto opportuno sospendere lo sciopero, visto che con il direttore generale, i due direttori generali del Ministero dell'Industria, siamo riusciti a fare un approfondimento di merito delle questioni sulle quali fino adesso era caduto il silenzio.